nella puntata precedente. Luciano, vieni! No, non ci penso proprio. No. Sì. Ho questo che è un po' più serio, però mi sento solo colorato, non dirai. È ballo? Allora? Canzone? Sì. Ehi, Giulia. Ma senti, ma ieri sera di cosa che dovevi parlarmi? Quando tipo ci siamo lasciate alla pizzeria, che eri un po' triste, no? Perché era successo quel problema appunto con il Niente, che io e Sergio ci siamo lasciati, vabbè. Ma adesso stai meglio rispetto a ieri? Cioè ti vedi un po' più serena? Un po' meglio, però ti volevo dire questo fondamentalmente, che avevo bisogno di un consiglio. Perché praticamente Massimo, dopo che vabbè, ha visto che ci siamo lasciati, mi ha mandato un messaggio, mi ha chiesto se uscivamo. Solo che non lo so, capito, perché alla fine ci siamo lasciati da poco e mi sembra un po' troppo veloce come cosa. Cioè, da un lato a me piace, quindi ci vorrei anche uscire, però non vorrei che fosse troppo presto. Secondo me potresti benissimo uscirci e provare a vedere come va, uscite così vedete, è un bel ragazzo comunque, a te piace, cioè avete un feeling, quindi secondo me potresti benissimo uscire insieme. Vabbè dai, ci penso, cosa dici, andiamo a svegliarli? Sì, andiamo, dai. Dai. Ma visto che giornata oggi? Sì, cosa facciamo? Dove andiamo? Cioè, io non so dove stare in casa. Ma noi siamo venuti al mare, abbiamo trovato questo tempo. Guarda. Ragazzi, tranquilli, ci penso io. Dove ci guardi? Vieni. Andiamo, dai. Va bene. Dove andiamo, Massimo? Tranquilla, ci penso io. Sorpresa, allora. Surprise. Ma ha fatto un salto dal tronco comunque. Ma dai. Ti piacciono le foglie? Eccolo lì. Ma come fai a vedere una roba enorme? Sembra tipo che si sia spiaccicato tipo su. Sembro io quando dormo. No, un pezzo di fango. Io quando dormo, sto balanzando sul letto dopo. No, è troppo pullosa. Guarda, è ciccionissimo, non ti viene tipo da dargli i bacini? No. Ma è un po' bruttina, però. Guarda, sembra mia sorella comunque, guarda. Dai! Assomiglia a mia sorella, cioè. Che carino! Guarda! Ciao! Ce la mettiamo a casa? Io non li ho mai visti dal vivo, non sapevo che erano impermeabili. Guarda quello sta covando. Sono impermeabili. Vieni a vedere. Non si gonfiano. Loro assorbono l'acqua, diventano tipo di roba così. Beatrice, guarda qua. È una farfalla, non è che ti manca. Ma è azzurra. Ti azzanna il collo, azzurra e nera. Guarda. Ma si può? Passa. Ma dai, cos'è una farfalla? No, è affezionata a me. Ma scusa, guarda che se la tocchi le farfalle te ne muoiono. Giulia. Che cos'è? Massimo, scusa la testa. Mamma, se hai visto i denti? È ferito anche, sì, alla zampa. Sì, alla zampa. Grande. Oggi al Tropicarium. Stupendo, bellissimo. Vi è piaciuto? Sì, sì. Molto, molto, molto. Noto che siete ancora vivi, nessun coccodrillo vi ha ancora mangiato. Allora, per ora no.
Bene, bene, bene. Ascoltate, ho una domanda da farvi che non c'entra nulla con questo contesto. Cosa deve avere un perfetto agente immobiliare a livello di estetica? Beh, deve essere una persona molto elegante, impeccabile e che ispiri fiducia è importante, una persona rispettabile, insomma. Certo. Secondo me. Sì, secondo me deve essere una persona sicura di sé in modo tale che così il cliente, appunto parlandoci, veda una persona sicura e si fida anche dell'acquisto che deve fare, chiaramente. Bene, quindi abbiamo capito che l'aspetto è importante. Io oggi vi voglio fare un regalo. Seguitemi. Ragazzi, siamo in compagnia di Angelo e Alessandro che daranno una rispolverata al vostro look. Allora, avete già visto i nostri ragazzi? Avete già qualche idea? Abbiamo visti, ci siamo fatti un'idea e faremo un ottimo lavoro. Quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro. Grazie, grazie. Prego. Per venire. Grazie. Scusa, ma ti sembra in una posizione idonea da avere? Molto, molto, ci sta veramente bene, molto, molto bene. Sai, in mani meravigliose quelle di Federica? Sì, 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 infatti. Stiamo un attimo parlando della sua vita, così ci conosciamo. In realtà abitiamo anche vicini. Ma stai già facendo il provolone? Come al solito. Non è cambiato niente. Esatto. Buona continuazione allora. Grazie. Ciao, siete venuti a controllarmi? Sì, siamo venuti proprio a vedere come sta andando il tuo lavoro. Non la riconoscevate più? Ma ti dico, sembra un'attrice degli anni 20. Infatti è quello che volevamo ottenere. Ma diciamo tu che sei adesso... bravissimo. Grazie. È bravissimo, un sacco di fantasia. Sì. E poi sai che i parrucchieri uomini hanno una marcia in più, lui soprattutto. È vero, ma ho notato, ha scelto lui appunto questa acconciatura. No, è bravo. Bene, sono felicissima. Bene. Abbiamo dato una rispolverata un po' al look, ti vedo più sorridente, sì, sì. Mi fai stare meglio anche a me, vedendoti così. Quindi mi raccomando, domani, bello operativo al lavoro. Visto che l'ultima volta non è andata neanche tanto bene. Come mai? Per il fatto che mi hanno rimproverato dell'avviamento. Guarda, tu non ti preoccupare, oggi abbiamo un po' rimediato. Ma faremo ancora di più, faremo sempre meglio. L'importante è che tu ti presti e soprattutto che la tua motivazione non vada mai a calare. Sai come ti sta procedendo il tutto? Ah, speriamo bene, vedo tanti capelli, la chiamavo giù, quindi spero molto bene. Ma dai, allora, tutta questa sicurezza del Latin Lover italiano doveva finire poi con un taglio di capelli? No, quello no, però sono molto geloso dei miei capelli, molto geloso, quindi quindi spero che faccia un buon lavoro. Ma scusa, siete tutte belle, preparate, guarda, ti sembri una bambola di porcellana. Poi, grazie. E allora? Ma mi hai visto? Ma va là! Ma non va bene così. Ma sì, come va bene. Ma scusa, cosa io presento, sono la presentatrice. Scusate, io? Ma certo, adesso truccano anche te. Dici? Sicuramente, sì, assolutamente. A parte questo discorso che era solo una scusa per portarti a me. Come sta andando la tua vita sentimentale? Lo sai che io sono curiosa riguardo. La mia vita sentimentale va altalenante, un po' un periodo di crisi. Ma da quant'è che eri insieme? Da un anno. Sì, fra una cosa e l'altra sì. Però insomma un po' triste questo periodo, ci vediamo molto poco, litighiamo. Sì, non è facile, anche no. Perché è in concomitanza con il tuo inizio di lavoro. Sai, ci vediamo poco perché comunque studio all'università, lavoro, quindi sono spesso qui a Jesolo e ovviamente lui, essendo di Ferrara, cosa vuoi? È la distanza, fa il suo, poi uno può cercare di farla andare bene, però dopo subentrano delle incomprensioni quando una persona si vede poco. Certo, ma dimmi un po' la verità, Massimo ci ha messo del suo, ci ha messo lo zampino? Con Massimo sì, c'è stato un po' magari un feeling, però per ora niente, perché alla fine sono fidanzata, quindi fedele. Poi... Certo. Se un domani non si sa. Certo, questo è giusto. E poi tu dimmi sempre come si comporta Massimo, perché sai che io adoro tirare le orecchie a lui. È un po' furbo Massimo. Lo sappiamo bene. Infatti lo teniamo sempre sotto controllo. Certo.
Allora, le scelte che abbiamo fatto per le ragazze sono dettate soprattutto dalle tendenze della moda. A Giulia, che è una ragazza che abbiamo fatto una coda, abbiamo lasciato i capelli lisci, abbiamo fatto una coda centrale, però a entrambe abbiamo fatto una riga laterale bassa, quindi a Beatrice abbiamo ottenuto una versione mossa perché adesso ci vanno moltissimo le onde, e uno stile che va bene sia per un aperitivo e nel caso anche per la serata. Per i ragazzi Massimo e Luciano, anche per loro lo stile è dettato soprattutto dalle ultime tendenze, e abbiamo aggiustato i vari look sia nel taglio che nello styling in base al loro viso. A Luciano una sconnessione fortissima del laterale corto e la parte sopra lunga, mentre a Massimo una conciatura molto british con un ciuffo basso portato laterale che stava benissimo sul suo viso. Con questa nuova acconciatura mi sento a mio agio, la trovo molto elegante e è un'ottima idea perché penso che andrò al lavoro proprio con questa acconciatura, penso che farà successo anche con i clienti. Allora, con questa acconciatura mi sento diversa dal solito, perché di solito appunto non mi faccio questo ciuffo così all'ingiù e non vado in giro con i capelli un po' così, insomma, perché è una acconciatura un po' particolare, però comunque mi piace, anche se mi devo vedere, devo prenderci un attimo l'occhio. Mentre il trucco mi piace molto, anzi l'ho consigliata io, l'ho detto che mi piace appunto un po' scuro così, sulle labbra invece è una cosa più naturale, quindi tutto sommato mi piace. Alessandro mi ha tagliato un po' i capelli, una sfoltita laterale, centrale, mi piace, non è male, però devo un attimo prendermi perché comunque sono molto rellicato. Questa acconciatura all'inizio mi piaceva, solo che adesso si è un po' ammosciata, quindi non mi piace più di tanto. Io l'avrei fatta in un altro modo, avrei fatto un po' il ciuffo che andava laterale, tutto alzato, ecco. Però vabbè, nel complesso non è che sia molto più contento di prima, però dello stesso. Oggi i ragazzi si sono fatti belli, si sono divertiti, si sono studiati, si sono conosciuti meglio, ma da domani inizierà una nuova settimana. Quindi rimanete con noi e scopriremo insieme chi diventerà l'agente immobiliare perfetto.